Ciao a tutti ragazzi, bentornati! Allora, oggi voglio fare un video che mi ero ripromessa di fare da tantissimo tempo e che ancora non avevo fatto, ovvero farvi vedere come per il momento ho decorato il mio Questo non è un libro. Allora, questo libro in realtà non è, diciamo, un'altra versione del Reckless Journal, quindi di quel diario che ormai tutti conoscono perché su YouTube se ne sono visti tantissimi. È praticamente un diario è fatto per essere distrutto, quindi all'interno ci sono tante istruzioni che ti dicono cosa fare per vivere appieno questo diario, tanto che alla fine, una volta che uno le ha seguite tutte, risulterà un diario totalmente rovinato e veramente vissuto, ecco, insomma. Esiste anche questa versione che si chiama Questo non è un libro, ed io ho deciso di acquistare questo piuttosto che l'altro, proprio perché, essendo un canale che parla di libri, poteva essere carino, non so, parlarvi di questo tipo di diario, anche perché comunque la struttura è abbastanza simile. Io ho acquistato la versione italiana, però credo che esista anche quella in inglese, come il Break This Journal esiste in italiano e si chiama Distruggi questo diario. In ogni caso ho acquistato questo qui perché comunque le dimensioni sono belle grandi, mentre il Break This Journal in italiano è veramente piccolino. Questo era bello grande, quindi ho deciso di acquistarlo così. Credo di averlo preso su Amazon, comunque vi lascio sotto il link dove potrete comprarlo. Basta, è fatto da Carrie Smith e non vi so dire altro perché voglio farvelo vedere nel particolare, insomma, pagina per pagina. Ho fatto all'incirca una ventina di pagine. Io ve lo dico già da adesso che io non ho una grande vena artistica, quindi lo prendete un po' così com'è, però magari vi incuriosisce e decidete anche voi di cominciare qualcosa del genere. Perché io effettivamente ho notato che un dedicarsi a qualcosa di artistico, tra virgolette, che comunque ci fa usare i pennarelli, le matite, lo scotch, la colla, come quando eravamo bambini, mi aiuta tantissimo nei momenti in cui sono un po' stressata, nei momenti in cui ho voglia di rilassarmi. Ecco, io mi dedico a questo. Sicuramente voi siete molto più bravi di me, quindi niente, passiamo subito a vedere che cosa c'è al suo interno. Ok, questo è come si presenta, questo non è un libro, dalla copertina, quindi come vedete c'è un titolo sotto, come se si trattasse effettivamente di un libro, e poi c'è stato attaccato sopra una specie di post-it, insomma un fogliettino di carta dove c'è scritto Questo non è un libro, e qui sotto vedete che c'è scritto l'autore, quindi di Carrie Smith. Sul retro, anche questo è carino. Ah, come vedete il prezzo di copertina, non so se si vede, se è abbastanza a fuoco, comunque 16 euro. E poi qui dietro c'è tipo un messaggio per chi ha ricevuto questo diario. E il messaggio dice: questo oggetto non può esistere senza di te, sarai tu a determinare contenuto e prodotto finale, tutto prenderà forma attraverso la tua immaginazione, ma dovrai uscire ed esplorare il mondo per poter eseguire compiti assegnati e completarlo. Se questo non è un libro, allora che cos'è? La risposta dipende da te. E quindi niente, partiamo. Allora, quando si apre, vabbè, c'è il titolo, questo non è un libro. In realtà anche queste pagine possono essere decorate, ma io non l'ho mai fatto perché mi dedico per ora soltanto a quello che mi viene richiesto. Quindi niente, ci sono note al lettore, vabbè, queste sono cose da leggere, niente di che. Ok, si comincia, eccoci qua. Allora, qui questo è ciò che ci chiedeva di fare, quindi questo è un inconveniente. Praticamente ogni pagina, in ogni pagina c'è un modo in cui può essere utilizzato questo libro. Quindi, dato che il titolo è Questo non è un libro, qui ci viene detto che cos'è in queste due pagine. Questo è un inconveniente. Ogni pagina troviamo questo è e qualcos'altro, ecco perché insomma poi le pagine si devono riempire in una certa maniera. Comunque questo è un inconveniente, porta con te Questo non è un libro ovunque tu vada per una settimana, deve essere sempre bene in vista. E allora io che cosa ho fatto? Praticamente per una settimana me lo sono portato dietro, quindi abbiamo il giorno 1 e me lo sono portato con me in negozio, ho fatto la foto e poi l'ho stampata in negozio con la borsa nel quale lo tenevo. Il giorno 2 me lo sono portato a letto, praticamente io prima di andare a dormire leggo sempre, mi sono portata anche questo con me sul comodino. Il giorno 3 ho portato fuori il canino, addirittura qui ero ancora nella casa vecchia, l'ho portato fuori e me lo sono portato dietro. E il giorno 4 sono stata in piscina, perché era l'estate scorsa, figuratevi quanto tempo è che ho questo diario. Comunque sono stata in piscina e me lo sono portato dietro. Poi abbiamo il giorno 5
5 ero a casa, il mio canino dormiva sulle mie ginocchia ed io intanto facevo il compilavo insomma questo non è un libro. E poi abbiamo il giorno 6 a colazione, quindi c'è la tazza con la mia banana, insomma con lo yogurt eccetera, e poi l'ultimo giorno, il giorno 7, me lo sono portato alle prove del musical dell'anno scorso, che era quello di Cenerentola. Andando avanti, allora questo lo capirete dopo perché l'ho inserito qui, quindi lo tiriamo su per ora. E questo e dice, ecco qual è un altro comando, questo è un registratore. Registra qui l'elenco degli eventi della tua giornata. E io quindi ho messo il lavoro in negozio, prove con Eleonora, portare fuori i mini chimi, leggere e scrivere ogni giorno, guardare la TV col maritino, preparare la cena, prove di Cenerentola, Ninna. Praticamente sono l'elenco di che cosa ho fatto in questa giornata specifica, l'elenco di tutto quello che avevo fatto. E queste due pagine, essendo un po' scure, non mi piacciono tanto come sono venute, perché qualunque colore è un po' smorzato sopra per il fatto che appunto sono già in bianco e nero sotto. E poi qui c'era scritto: fai un segno ogni volta che entri in una stanza. Ho cominciato a fare dei piccoli segnetti, come vedete, dei piccoli disegni. Praticamente però è impossibile tenere il conto, come ho scritto anche qua giù, e quindi perché uno entra, non si rende conto di quante volte entra nelle stanze, cioè di continuo, e quindi alla fine ne sono derivati una serie infinita di disegnini che spero coincidano più o meno con le volte in cui sono entrata in una stanza. Proseguiamo. Sì. Allora, questo è un agente segreto. Istruzioni: travesti in qualche modo questo non è un libro per nascondere la sua vera identità. Distruggi questo messaggio dopo averlo letto. Allora, io praticamente non vi sto a leggere tutte le scritte che ho fatto. Comunque, per capirsi, io ho preso degli stracci, presi praticamente quando facevamo appunto il musical di Cenerentola. Avevo, insomma, utilizzavo, dato che ero io stessa la protagonista Cenerentola, utilizzavo dei piccoli stracci per far vedere che insomma stavo pulendo, mi stavo un po' dedicando alle faccende di casa, e ho tagliato 3 piccoli pezzetti da questi stracci, li ho attaccati qui per travestire praticamente questo non è un libro. Questa è una prova di resistenza. Tieni in mano questo non è un libro sopra la testa il più a lungo possibile. Scrivi qui il tuo tempo. Ora io, che sono un analfabeta, non avevo letto bene, cioè tieni in mano questo non è un libro, non tieni sulla testa. Io però me lo sono messo sulla testa, come vedete mi sono fatta fare la foto dalla mia sorella, l'ho tagliata, e il mio tempo è stato 3 minuti e 21, cioè niente, non ho equilibrio, va bene. Andando avanti, ecco qua. Questo è un simulatore di natura. Fai una pausa ovunque tu sia, aggiungi qualche immagine alla scena. Allora, come ho spiegato anche in questo bigliettino, comunque ve lo dico a voce, in realtà non mi sono messa a stampare immagini prese da internet che ritraessero qualche paesaggio e che fossero carine appunto per rilassarsi. Io ho voluto attaccare i biglietti, che le matrici dei biglietti che ho conservato quando sono stata a New York l'anno scorso. Questo perché? Perché anche se appunto non sono paesaggi rilassanti, è stata una vacanza così bella che ripensare a questa vacanza in ogni caso mi dà sempre delle sensazioni positive, ecco, e quindi ci ho attaccato questi. Abbiamo, quando ho visto siamo saliti sull'Empire State Building, questo è l'American Museum of Natural History, che sarebbe quello di Una notte al museo, per capirsi, Madame Tussauds, questo è l'Intrepid, questo è il Memorial Museum dell'11 settembre, e questo è, vediamo, allo Yankee Stadium, che è stato bellissimo. Allora, proseguiamo. Quindi il comando era: questa è una sfida, prima parte, rendi questa pagina la più grande possibile. Allora io praticamente, invece di renderla grande, ci ho messo la foto di qualcuno che per me è grande, che sono i miei genitori. Infatti ho scritto: in questo caso un po' barato, non ho seguito il comando, ma quando penso a qualcosa di grande penso ai miei genitori. Il loro amore è la cosa più grande che conosca, di sicuro non basterebbe questa pagina a contenerlo. Quindi ho, diciamo, un po' interpretato il comando, e lo stesso valeva per questo, perché il comando qui piccolino è: questa è una sfida, seconda parte, rendi questa pagina più piccola possibile. Allora ho attaccato le foto delle mie sorelline, questa è l'Ilaria e questa è la Camilla, piccolina, che era piccolina nella carrozzina, e questa sono io chiaramente con loro, e ho scritto: le mie sorelline, di poco più piccole di me ma pur sempre le mie sorelline, mi sento come se dovessi proteggere dal mondo perché il loro candore non sia mai macchiato, io le adoro, si meritano il meglio dalla vita, Ilaria col suo futuro da insegnante e Camilla con l'arte nel sangue, i miei piccoli amori. E queste, insomma, due foto di quando eravamo piccole, ecco qua praticamente come l'ho decorata io. Andando avanti,
Questo è un giardino dei pensieri, io spero che riusciate a leggere, veramente che è la prima volta che faccio una ripresa del genere. Comunque, questo è il giardino dei pensieri. Si dice che se pianti un seme, idee, nella terra, cresceranno e prenderanno vita nel mondo reale. Semina qui le tue idee. Allora io ci ho messo le mie idee, praticamente ci ho scritto far decollare il mio canale YouTube, qui ero proprio agli esordi, quindi già aver raggiunto 1500 iscritti per me è un grandissimo traguardo. Poi ho attaccato il biglietto di quando sono andata a vedere Romeo e Giulietta e quindi ci ho scritto arte, farla e viverla, perché noi comunque organizziamo spettacoli di canto, musical eccetera, quindi seguire sempre questo filone. Poi questo, creare la mia casa in stile shabby chic, e praticamente ci sono quasi riuscita, perché comunque grazie al cielo la mia casa è veramente molto simile allo stile shabby, insomma un po' classico, che mi piaceva moltissimo. Qui avere una famiglia, e questo ci stiamo lavorando come ben sapete, e non far passare un giorno senza leggere, ho attaccato le immagini di alcuni libri, pubblicare il mio libro, anche su questo ci stiamo lavorando, e poi vabbè, qui semplicemente io, niente di che, le tazze, perché comunque le tazze da te, e poi seguire sempre il mio stile. Questa vabbè è un'immagine di moda, niente di che, non è che sia il mio stile, però per capirsi insomma, rimanere sempre fedele a quello che credo, ecco, questo è più o meno il mio giardino delle idee. Proseguiamo, e questa è una scocciatura. Rendi fastidiosa questa pagina in diversi modi, ad esempio rendila appiccicosa, offensiva, eccetera. Allora, il mio modo per rendere fastidiosa, scocciante queste due pagine è stato praticamente prendere da internet e tagliare e attaccare degli stati su Facebook completamente sgrammaticati, ok? Quindi io ve li leggo, anche se questo è un po' lunghetto, comunque ve li leggo per rendervi conto. Ve lo leggo come dovrebbe essere letto. Quindi: chiamasi GG libero di qualcun altro, sveglia ore 7, stufa carica di vestita per i miei amori che da lì a 20 minuti, punto, si alzeranno, puntini puntini, preparare le colazioni, gli zaini e vestiti, apro le finestre, alzo e preparo i bimbi per scuola, punto asilo, sveglio Luca, poi sfai i letti, spolvera, spazza, pulisce il bagno, poi e anche il punto gatto, e siamo punto alle 13, fai da mangiare alla Gina, aspetta il pulmino, insomma non ve lo sto a leggere tutto, comunque proseguo in questa maniera. Questo invece va scritto: ok, in 32 anni mai messo gli sci ai piedi con l'H, per esempio, un augurio con l'apostrofo speciale va alla mia mamma che lotta ogni giorno per portare a casa quei soldi, che ha lottato contro tutto e tutti, che lotta alla distanza ogni giorno, che lotta per amore, che ha lottato contro le mani alzate, che non so che senso abbia lottare contro le mani alzate, tu che sei una donna grande, io ti amo e ti amerò per sempre, grazie vita mia per avermi cresciuto e imparato ad essere donna. Quindi no, ho insegnato, bensì imparato. E questo qui l'ultimo: ti darei gli occhi miei invece che gli occhi miei, comunque vabbè. In ogni caso, ecco, queste sono alcune delle tantissime frasi che si trovano su Facebook senza una minima regola di grammatica e fanno accapponare la pelle. Ok, proseguiamo. Questa è una postazione di lavoro portatile. Scarabocchia qui mentre pensi alla tua prossima grande idea, quindi ti ho scarabocchiato. Poi c'era la penna, va qui, vabbè, ce l'avevo appoggiata. Comunque, qui c'è il disegno di una penna. Distendi queste pagine per renderle piatte come un tavolo, però sono già piatte. E poi allega documenti importanti, io ho allegato praticamente la ricevuta della raccomandata che ho fatto quando ho inviato i documenti per l'adozione, il caffè o il tè vanno qui, quindi ho il cerchio insomma della tazza del tè, e poi alcune note, niente di che, scritto delle cosine a caso e basta. Proseguiamo. Allora, questa era una pagina dove c'erano soltanto queste strisce blu e io l'ho tutta decorata, colorata, e come vedete si vede anche il cerchio della tazza che era dietro. Questa è una scelta: scegli un numero tra 1 e 221, che sono praticamente le pagine di questo libro, vai alla pagina corrispondente, sfoglia 5 pagine avanti, se non puoi sfoglia 5 pagine indietro, fai immediatamente quello che trovi scritto sulla pagina. Allora io ho scelto pagina 46, più 5 fa 51, quindi sono andata a pagina 51, eccolo qua. Questo è un occultamento: usa questa pagina per nascondere una che non ti piace, vedi pagina 3, io ci ho scritto, quindi ho tagliato praticamente questa pagina qui che era in questo posto e l'ho messa dove avevo detto prima che ne avremmo riparlato, eccola qua,
Questo l'ho ritagliato, ci ho fatto io questi segnettini come se fosse stoffa cucita e l'ho attaccata qui per coprire una pagina che non mi piace, perché effettivamente questa tutta piena di disegnini non mi soddisfaceva per niente e quindi l'ho messa qui. Eccoci qua, quindi siamo tornati qua e andiamo avanti. Questa è una trasformazione. Inventa un modo per cambiare definitivamente questa pagina e trasformarla in qualcosa di completamente diverso. E io l'ho trasformata nell'album dei Pokémon. Perché? Perché avevo delle figurine che mi erano avanzate, le avevo ritrovate qualche giorno prima. E invece di buttarle via, dato che le avevo tenute per tanti anni perché erano veramente di quando ero piccola, alla fine ho deciso di usarle così. Quindi ho stampato la copertina dell'album, che è appunto quella dei Pokémon, acchiappali tutti, e l'ho attaccata su un foglio bianco. E poi qui si apre e ho attaccato tutte le figurine dei Pokémon che mi mancavano, che mi avanzavano e che insomma ho deciso di recuperare qui. Ecco qua, niente di che, in realtà da bambina ci giocavo tanto, ma adesso non ho assolutamente Pokémon Go perché non ho intenzione di impazzire dietro a questo gioco. Allora proseguiamo. Penso che questa sia l'ultima pagina che farò vedere. Questa è una sparizione. Disegno, scrivi qualcosa, cancellalo in qualche modo, ad esempio matita e gomma, inchiostro solubile in acqua, carta vetrata, eccetera. Allora, qui ho disegnato un back to school, tipo torniamo bambini e disegniamo una cosa semplicissima. Ho disegnato una casa con l'alberello così e poi l'ho cancellata con due righe gialle scrivendoci bocciata. Poi qui ho scritto una frase, vediamo se riuscite a decifrarla, niente di che, insomma un pensiero che poi ho cancellato con le matite colorate. E poi mi sembrava carino metterci questo che avevo preso sempre l'anno scorso a Washington, perché ho tenuto tantissimi di queste cose che le voglio attaccare in questo libro. E questo era praticamente al Museo del Crimine e c'era la possibilità di mettere la nostra impronta e usciva da una macchinetta un cartellino dove c'erano tutti i dati e veniva scritto perché ero stata arrestata, in questo caso, come potete vedere, non so se lo leggete, comunque prostituzione. E niente, quindi ho scritto cancellare le impronte dalla scena del crimine, ecco perché, dato che era una sparizione, mi sembrava carino unirlo qui. Basta, questo non ve lo faccio vedere perché devo ancora finirlo. Per ora ho fatto appunto 23 pagine, più o meno vi farò vedere 22-23 pagine per volta per terminarlo, insomma. Come vedete ancora c'è tanto da fare, però io vado in ordine e insomma voglio farle tutto preciso e oltretutto cerco di fare più o meno una decina di puntate, essendo appunto 20 pagine per volta, non di più, perché so che magari insomma dopo non vuole andare troppo per le lunghe. Ecco qua, e questo è il mio diario, è il mio libro per ora. Bene ragazzi, quindi questo è come io ho compilato il mio questo non è un libro fino adesso, e chiaramente vi farò vedere, se vi interessa, anche tutte le future puntate in cui farò tutte le altre pagine. All'incirca ho intenzione di fare una ventina di pagine per volta, ecco. E niente, fatemi sapere se anche voi avete il Breakfast Journal, se avete questo non è un libro, se avete qualcosa del genere o se vorreste comprarlo. E niente, mandatemi qualche foto se avete qualche creazione bellina da farmi vedere e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!